Il timo è una pianta aromatica molto utilizzata e profumata che quando si tocca emana un tipico profumo caratteristico di limone e che non può mancare sui nostri davanzali. È una pianta perenne, molto resistente e facile da coltivare. Bastano davvero poche cure per avere delle piante belle e sane. Vediamo assieme cosa fare. È una pianta appunto che possiamo acquistare già sviluppata e può raggiungere i 30-40 cm di altezza. Se coltivata correttamente, può durare anche diversi anni. Il terreno da utilizzare per travasare la pianta è un terreno, dovrà essere un terreno ricco, leggero, ricco di sostanza organica. Va bene quindi il terriccio universale Garten Torfi. Abbiamo la cortezza, prima di mettere il terreno, di posizionare sul fondo del vaso dell'argilla espansa per evitare dannosi ristagni idrici che potrebbero portare alla marcescenza della pianta. Quindi inseriamo nel vaso il terriccio, ci aiutiamo con le mani e scaviamo un foro delle dimensioni del pane di terra della pianta acquistata e posizioniamo la piantina nel vaso. Compattiamo leggermente il terreno in superficie per farlo ancorare. Se necessario aggiungiamo anche dell'altro terriccio. Per favorire l'attecchimento della pianta utilizziamo il concime granulare biologico ortodomestico 1. Posizioniamo il concime direttamente sul terreno intorno alla pianta. Modo lo interriamo leggermente e irrighiamo. Ripeteremo l'applicazione del concime ortodomestico 1 nella primavera successiva, quando la pianta inizia a ricacciare i nuovi germogli e le nuove foglie. Il timo è una pianta abbastanza rustica che cresce bene in zone a clima temperato caldo. Andremo quindi a posizionare la pianta sul davanzale o sul balcone in una posizione soleggiata. Sopporta piuttosto bene, anche se per brevi periodi, temperature al di sotto degli 0 gradi. Preferisce terreni asciutti, va quindi innaffiata con poca acqua ma spesso, facciamo asciugare il terreno tra un'irrigazione e la successiva. Molto importante è non inzuppare eccessivamente il terreno e non lasciare nell'acqua nel sottovaso, perché non è molto tollerata dalla pianta, può portare quindi a delle marcescenze. Dopo circa 15-20 giorni dal trapianto e quindi dall'utilizzo del concime ortodomestico 1, andremo a utilizzare il concime biologico ortodomestico 2 per favorire la crescita della pianta e l'emissione di nuovi germogli e nuove foglioline. Successivamente, per aumentare l'aroma e il sapore del timo, concimiamo con ortodomestico 3. Entrambi i concimi andranno diluiti in acqua alle dosi riportate in etichetta e col concime irrigato il terreno o nebulizzate le foglie. Il timo si può raccogliere in ogni periodo dell'anno, le sommità fiorite vanno recise però poco prima che sboccino, tra luglio e settembre in genere, questo per non indebolire la pianta. Il timo più aromatico e profumato, come molte delle altre aromatiche, si raccoglie in estate, prima della fioritura. Se il timo è coltivato in una zona a clima rigido, quindi dove l'inverno è molto freddo, per avere buone possibilità che ricacci l'anno successivo, occorre tagliare i rami
a livello del terreno e coprire la pianta con del tessuto non tessuto o della paglia. In questo modo la pianta avrà la possibilità di ricacciare la primavera seguente. Ed ora una curiosità: le leggende narrano che grazie al suo profumo intenso il fiore del timo sia il preferito dalle fate, e la realtà afferma che per la stessa caratteristica è una pianta molto amata dalle api.